Questo è un surreale dialogo intercorso tra due statue. Sì, tra due statue. Il primo è il conte Camillo Benso, conte di Cavour, presidente del Consiglio nel 1860. L'altro è il deputato all'opposizione, avvocato Francesco Domenico Guerrazzi, scrittore e patriota livornese. Comincia. Cosa mai voleva Cavour da cittadino, avvocato e tribuno? Si misero a parlottare, il conte in piedi, Francesco Domenico come incollato al suo posto. Il primo con voce diplomatica e scorrucciata, il secondo a gargana impetuosa, però inclinata al falsetto, come chi, incollerendo, abbia minor padronanza delle prove vocali. Le statue parlano, domanderete. Certo, avvocato Guerrazzi, interloquiva Cavour. Lei, seppur non voglia concedermi qualche merito per aver contribuito a mettere in piedi l'Italia, terrei ad esortarla a smetterla di guardarmi da creditore a debitore. Io, signor Conte, mai contrassi debiti che non fossero pagati. Ciò non toglie che ella mi debba qualche spiegazione, di grazia. Per cosa, signor Conte? Ella mi ha accusato di traffici illeciti. Ah, è per questo? Allora ci siamo e confermo. Anzi, mi fosse lecito esprimermi come gli italiani di oggi, imbarbariti nella lingua e nei costumi, lo accuso di intrallazzi. Come, come? Sicuro, lei fu un intrallazzatore. Mi pare di aver capito dove vuol parare. Comunque si spieghi meglio. Certo che mi spiego. Ed eccomi agli intrallazzi. Lei, appunto lei, nell'esercitare in Piemonte la funzione di presidente dei ministri, era o non era il più forte azionista della società dei Molini di Collegno? Sicuro che lo era, che lo ero. Faceva o non faceva parte del consiglio di amministrazione? Certo, di questo mi accusa? Non potevo forse amministrare il patrimonio di famiglia? No, in quanto non era come gli altri. Lei avrebbe dovuto evitare che negli apparecchi della guerra in Crimea grosse commissioni di farinacei fossero date a potesti mulini. Devo invece ricordarle che i mulini di Collegno riuscirono sommamente utili alla guerra di Crimea. Ma è vero o non è vero che nella città di Torino il grano cominciò a mancare nonostante che la sua società ne avesse incettate 60.000 sacche, delle quali 30.000 nascoste a Collegno e 30.000 nei magazzini di Torino? Che bel intrallazzo per dindirindina! Calunnie, calunnie! Sappia che a Torino in quei giorni nessuno patì la fame. Il libello che pubblicò queste notizie venne denunciato per calunnia, ma il tribunale assolse il giornalista. Lei mandò la cavalleria ad affettare i contestatori, li fece arrestare e, feriti come erano, li accusò di sedizione. Avvocato, perché confonde il potere esecutivo con quello legislativo? Lei, semmai, bella prudenza, incolpare poi i magistrati. Molini a parte, le rimase il portafoglio, il resto a maggior gloria di Dio. Lei sa bene che queste cose le furono dette e ridette. Ne andarono piene le piazze, le ripeté e le stampò quell'uomo da bene di Angelo Brofferio. Cosa c'è di nuovo? Arrivederci.